Riparte dopo vari anni di commissariamento la Fondazione Villa Russitz di Capriva del Friuli. Gli interventi finanziari della Camera di Commercio Venezia Giulia e della Regione Friuli Venezia Giulia hanno consentito l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Un consiglio ora chiamato a definire la strategia di rilancio di una realtà unica per il Coglio che unisce l'aspetto commerciale a quello sociale, mantenendo inalterate le ragioni con cui 150 anni fa venne creata la fondazione da parte della famiglia Ritter. Del nuovo consiglio di amministrazione fanno parte Denis Caporale, Giovanni Bigot, Gianluca Madriz, Ornella Lippi, Daniele Sergon, Roberta De Martin ed è presieduto da Antonio Paoletti. Solidarietà, tradizione, storicità, eccellenze vitivinicole e agroalimentari sono elementi che da sempre hanno caratterizzato questo gioiello del Coglio, rendendolo unico e rappresentativo di un intero territorio. Allora, noi oggi ci siamo insediati, finalmente diventiamo operativi, in una situazione importantissima, nel senso che questo 16 luglio sarà ricordato come la rinascita della Fondazione Villa Russitz dopo 2 anni di lavoro per raggiungere questo obiettivo con i debiti che aveva. La Camera di Commercio, attraverso la sua giunta integrata, mi aveva dato mandato esplorativo. Ho esplorato, ho relazionato e dopodiché abbiamo deciso di fare questo aiuto per far sì che la Fondazione Villa Russitz rimanesse pubblica. Pubblica è come è nata 150 anni fa, dove deve continuare a lavorare. Per cui il Consiglio Direttivo, riunitoci oggi, già sarà operativo dal lunedì 26 luglio, si riunirà nella fase operativa. Uno dei primi passi sarà vedere un po' il business plan, l'impatto economico, il break even, insomma, quanto ci servirà in base alla produzione, e da lì faremo delle scelte con la commercializzazione diretta attraverso una rete commerciale che dovremo ricreare o attraverso dei player nazionali e internazionali che si sono già avvicinati e ci chiedono una collaborazione. Per esempio, chi fa vini rossi vorrebbe vendere i nostri bianchi in giro per l'Italia e per il mondo, per cui dovremo fare delle cose importanti, delle decisioni importanti, anche decisioni rapide, perché avremo bisogno di nuovo personale nel campo amministrativo, gestire meglio la casa famiglia che ha qualche carenza, per cui dovremo intervenire anche lì. Però il consiglio insediatosi oggi è un consiglio fatto di persone con grandi competenze, per cui darò degli incarichi a ogni consigliere a seguire un ramo d'azienda in maniera tale che ognuno si senta coinvolto e ognuno abbia un settore da lavorare, sia dalla campagna, la produzione, la commercializzazione, la casa famiglia, la parte legale, insomma ce n'è. Abbiamo il marketing, che sarà fare un marketing importante sia in giro per il mondo che per l'Italia, e sia anche a pensare a una ristrutturazione globale dell'immobiliare per far sì di attirare sempre più matrimoni, feste, battesimi, crismi e congressi. Direi che questa è l'idea, non la svilupperemo sicuramente in un anno, però abbiamo delle idee chiare su cosa fare. La Fondazione Villa Russitz è una fiaba, è una storia unica al mondo, è una storia ed è un caposaldo di valori sociali, di solidaristici che non ha eguali in tutto il territorio, e quindi io credo che questi valori debbano essere assolutamente, oggi sono riportati all'attenzione del Goriziano, dell'intera Friuli Venezia Giulia. Deve essere un vanto di questa regione, deve essere una ciliegina su un mondo vitivinicolo forte, ma è anche una ciliegina su dei valori appunto di solidarietà che qui da più di 150 anni si esprimono e che grazie oggi a questo nuovo CDA e al presidente Paoletti in primis possono rilanciarsi verso il futuro. Villa Russitz non è solo una casa famiglia, non è solo un'azienda agricola, è un unicum che aiuta ragazzi con alcune problematiche a rifarsi una vita. E una delle cose che ci piace di più rimarcare sono percorsi in sinergia fra la comunità educativa assistenziale e l'azienda agricola, dove negli anni stiamo costruendo opportunità di lavoro concreto per rendere questi ragazzi completamente autonomi nel proseguo della loro vita.